Ciao, o come si dice in armeno, Vok Chuin. Io mi chiamo Sydney e benvenuto sul mio canale in cui ti racconto di lingue, luoghi e persone. Oggi, 19 marzo 2023, io mi trovo in Armenia, più precisamente nella capitale Yerevan, e nei prossimi giorni visiterò diversi luoghi dell'Armenia, tra cui Gyumri e il lago Sevan. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e accendi le notifiche. Intanto noi cominciamo la nostra passeggiata in giro per Yerevan con una vista sulla città dal complesso Cascata. Ci hanno fatto un po' di problemi qui perché si sono un po' spaventati che avevamo forse il treppiedi per riprendere, quindi ci hanno vietato di riprendere all'interno di questo complesso. Comunque io mi faccio vedere con il telefono che si può scendere sia a piedi, come avete visto per la cascata, si può scendere dalla cascata in centro a piedi, noi l'abbiamo fatto ieri sera, poi siamo risaliti pesantissimo, oppure si può scendere usando queste scale mobili gratuite che dal museo della cascata portano fino in centro. Adesso mi trovo davanti alla chiesa della Santissima Madre di Dio Katholiche, che è molto speciale perché è stata costruita nel 1264 e questo lo sappiamo in base a delle iscrizioni che si trovano all'interno della chiesa. Però è sopravvissuta, e noi lo sappiamo soltanto oggi, a un terremoto del 1679 avvenuto a Yerevan, dopo il quale è stata costruita un'altra chiesa più grande intorno a questa, che nel 1936 è stata demolita sotto il regime sovietico, per ragioni che tutti sappiamo, e durante la demolizione è stata trovata la vecchia chiesa, quella del 1264, incastonata all'interno di quella vecchia. Gli archeologi hanno protestato per evitare la distruzione di questa grande eredità culturale e hanno dimostrato la datazione della chiesa. Al giorno d'oggi si conserva una piccola parte di questa chiesa che è sopravvissuta al terremoto e intorno è stato costruito il più nuovo complesso di Sant'Anna. Praticamente in qualsiasi posto andiamo, cioè alla cascata, davanti alla chiesa della Santa Maria Madre di Dio Cattoliche, qualcuno ci ferma e ci dice: ma che cosa state facendo? Ma avete l'autorizzazione dell'amministrazione per filmare? Che per noi è una cosa molto strana, perché innanzitutto non abbiamo firmato interni senza il consenso, siamo all'aperto, siamo per strada, quindi cioè, se io mi fermo davanti a una chiesa e filmo e lì c'è l'edificio della chiesa, perché dovrei chiedere l'autorizzazione? Però a quanto pare in Armenia funziona così. La lingua ufficiale in Armenia è l'armeno, che è un alfabeto completamente diverso e che è usato esclusivamente per la lingua armena. Oltre all'armeno, in Armenia si parla il russo, che è la seconda lingua parlata, ovviamente perché l'Armenia faceva precedentemente parte dell'Unione Sovietica e che al giorno d'oggi funziona un po' come una lingua franca, soprattutto se teniamo conto della forte immigrazione russa che c'è stata dall'inizio della guerra o operazione speciale in Ucraina a febbraio del 2022. Prima dell'inizio di questa guerra, dell'inizio ufficiale di questa guerra, la popolazione armena era di circa quasi 3 milioni di persone, ma si stima, e le stime ufficiali dicono, che 150.000 famiglie russe si sarebbero trasferite in Armenia in seguito all'inizio della guerra, mentre stime non ufficiali parlano anche di 220.000 famiglie.
In una nazione, in uno stato in cui la popolazione normalmente ammonta sui circa 3 milioni di persone, questa presenza si fa molto sentire. Noi giriamo per la città e vediamo affisse locandine di spettacoli e di concerti in russo accanto alle stesse cose in lingua armena. Questo probabilmente succedeva anche prima, ma sicuramente la presenza russa in questo momento è più forte a causa dell'immigrazione. Adesso voi, come potete immaginare, visto che qui la lingua russa è come l'inglese in Europa, cioè c'è la lingua locale che i locals parlano, però quando entri in un locale e non sai subito cosa dire, automaticamente ti parlano tutti in russo, proprio come da noi in un paese dell'Europa centrale succederebbe con l'inglese. Considerate tutte queste cose, noi ieri abbiamo pensato che ci sentiamo un po' in colpa, perché comunque non è bello arrivare in un paese e parlare soltanto una lingua franca e non conoscere per niente la lingua del posto. Non è bello né che la lingua sia l'inglese in realtà, né che la lingua sia la russa, la lingua russa non fa differenza. Quindi abbiamo pensato, però dobbiamo imparare almeno a dire qualche parola, dobbiamo imparare almeno a leggere un po' l'alfabeto, anche perché ci sono dei posti come questo qui dove non c'è una trascrizione dall'armeno, quindi tu vedi l'insegna e pensi, boh, ma che sarà? Ieri siamo andati in un mini market e io ho incominciato a studiare sistematicamente l'alfabeto armeno dallo scontrino. Quindi io sapevo dalle mappe che il mini market si chiamava Opera Market. Ho capito che qui c'è scritto Opera Market, mi sono dedotta tutte le letterine e adesso riesco a leggere qualche lettera. Per esempio ho capito che questa è una P, questa è una E, questa è una A, R, non mi ricordo, questo cos'è? T, M, K, Opera Market. Ci troviamo nella metropolitana di Yerevan, abbiamo comprato i gettoni perché qui si usano non i biglietti ma i gettoni, come una volta succedeva a Pietroburgo. Sono molto simpatici, sono arancioni di plastica e costano soltanto 100 drame. 100 drame sono l'equivalente di 20 rubli, che sono l'equivalente di quanti euro? 25 centesimi. 25 centesimi per un biglietto della metropolitana. Siamo andati a cena con Xenia, che è una ragazza che io ho conosciuto a Mosca alcuni anni fa perché lavoravamo insieme in un teatro per bambini che si chiama Flying Banana Children's Theater. E Xenia è armena di origini, però è nata e vissuta a Mosca. Sono italiano, sono in spagnolo! Anche io sono italiana! Sono tutti pazzi in Armenia! Comunque Xenia è armena, però è nata a Mosca, quindi mi diceva che lei adesso ha imparato l'armeno di sopravvivenza, si è trasferita la scorsa estate e stanno ricevendo il permesso di soggiorno, suo figlio studia adesso, va a scuola in Armenia e lei appunto mi raccontava che sono un'armena, ma sono un'armena moscovita, non so l'armeno. Ci ha raccontato delle cose molto molto interessanti sulla sua esperienza qui come armena russa. Приезжайте к нам в Ереван. Мы тут встретились, это ну почти случайно, не очень случайно, но это круто, что Сидни сюда приехала. Я очень рада. Мне очень нравится этот город. Я всех сюда зову. Я сама переехала сюда прошлым летом. Я буквально влюблена во все. Здесь так вкусно, здесь так душевно, они такие все миленькие, добрые, и у них даже шуток злобных нет. Ты как, расскажи, вот если быстренько, как ты чувствуешь себя, будучи русской в Ереване? Очень, очень комфортно. Ты не чувствуешь себя, как будто ты враг?
пришла. Ну, нет. Да понятно, что нет. Есть такое ощущение, нет. Что там... Нет, нет, нет. Даже после того, как наша знаменитая организация ОДКБ не поддержала Армению во время вторжения Азербайджана, у местного, у людей не изменилось человеческое отношение. То есть они очень четко отделяют политику от людей. У них нет такого, что вы русские, поскольку у вас паспорт такой, вы все априори плохие. Угу. Вообще, такой уровень безопасности для моего ребенка, мне трудно представить, где-то может быть без суперстрогих ограничений. Такой уровень принятия, такой уровень гостеприимства, это только Кавказ. И плюс еще люди очень глубокого достоинства. Это круто. И, да, мне нравится. Нравится. Все. Хочешь еще что-то добавить? Приезжайте к нам в Ереван. Приезжайте как раз, потому что мой брат как раз сегодня ему рассказывал, что я в Ереване. Он мне говорит, блин, тебе нужно все это записать, рассказывать, потому что у нас в Европе эта часть мира совершенно несуществующая. Да, некоторые люди даже не знают, что есть такая страна. Они говорят, где, что? Ты это уверена, что это невыдуманная страна? Наоборот, да, очень интересно, короче, да. Страна с древнейшей культурой, между прочим, на 90 лет Ереван старше Рима. Угу. Oggi è il nostro secondo giorno a Yerevan. Ci troviamo davanti a un muro interamente dedicato all'alfabeto armeno. L'alfabeto armeno è stato creato nel 405 d.C. dal chierico Mestrop Mashtots per tradurre la Bibbia in armeno. E secondo delle fonti medievali armene, lo stesso Mestrop Mashtots avrebbe anche creato l'alfabeto georgiano e l'alfabeto albanese caucasico. Perché è molto importante per noi vedere questo muro? Perché ci dimostra quanto gli armeni cerchino di conservare la propria cultura, nonostante molte persone al mondo non sappiano nemmeno che questo paese esiste e che questa lingua abbia un proprio alfabeto. Ieri abbiamo raccontato che ci sono circa 3 milioni di armeni in Armenia, ma la verità è che in giro per il mondo ci sono molti più armeni di quelli che vivono nella stessa Armenia. E molti, proprio come la nostra amica Xenia, sono nati in un altro paese e non conoscono la lingua di origine. Il motivo per cui ci sono più armeni all'estero che in Armenia è perché a partire dalla Prima Guerra Mondiale nell'Impero Ottomano c'è stato il genocidio armeno. Quindi molti armeni sono stati costretti a scappare, si sono rifatti una vita altrove, ci sono famiglie armene in tutto il mondo che cercano ancora oggi di conservare la propria eredità culturale. Quello che ci raccontava ieri Xenia è che il popolo armeno è molto accogliente, lei non si è mai sentita disdegnata o guardata con sospetto per il fatto di venire dalla Russia e di non conoscere l'armeno, ma allo stesso tempo, pur essendo stata accolta a braccia aperte, gli armeni cercano di conservare la propria eredità culturale e per loro la propria lingua e il proprio alfabeto è una fonte di grande orgoglio. Ieri sera al ristorante un cameriere le ha fatto i complimenti per quel poco di armeno che lei è riuscita a imparare nell'ultimo anno. Camminando da diverse ore perché Google Maps e nemmeno gli Yandex carte ci fanno vedere i tragitti in autobus, quindi sembra che in questa città i trasporti non funzionino, a parte la metropolitana. E abbiamo deciso che, visto che le mappe ci dicevano che ci voleva soltanto un'ora per raggiungere il memoriale del genocidio armeno, abbiamo pensato, vabbè, un'ora, no, stiamo camminando da più di 2 ore, perché poi abbiamo dovuto fare diversi giri perché c'erano dei lavori, dei punti in cui non si poteva passare, ed è quasi tutto in salita, che mi fa capire con che umore una persona deve arrivare a questo monumento per capire la gravità del fatto.
in questo momento ci stiamo registrando qui in questo esatto punto, lontano da monumenti, da territori sotto sorveglianza, perché anche al memoriale del genocidio armeno siamo stati fermati da un poliziotto che ci ha ricordato che avremmo dovuto chiedere l'autorizzazione per filmare, e questo nonostante noi non stessimo facendo un filmato con il treppiede, ma stessimo semplicemente facendo delle riprese con il telefono o, nel caso di Anton, con la fotocamera. Che cos'è? Una Nikon? Di 90. La cosa che mi sorprende è che in Europa, ma mi pare di capire anche in Russia, perché in Russia a me questo non è mai successo, nonostante io abbia sentito storie di persone alle quali è successo, ma io ho viaggiato per la Russia e non mi è mai successo, a meno che non mi trovassi davanti a un edificio che appartiene alla polizia o cose del genere, non mi è mai successo che mi... Oggetti militari, sì. Non mi è mai successo che mi venisse detto di non filmare un fuoco eterno o una statua o un edificio come una chiesa. Al contrario, è una cosa che viene addirittura promossa. Che lo fai a fare un monumento, soprattutto memoriale del genocidio, se non perché la gente sappia che esiste e ne parli? Per me è molto strano. Posso immaginare che ci sia tutto questo senso di allerta in giro per la città, perché l'Armenia è un paese che da tantissimi anni ormai è in guerra per via del territorio dell'Artsakh, che è conteso con l'Azerbaigian e sul quale vive una maggioranza di popolazione armena. Siamo anche adesso raccontando in due perché vogliamo dirvi un paio di parole sul genocidio armeno, perché siamo venuti a visitare questo monumento con lo scopo preciso di raccontarvi del genocidio armeno, quel poco che noi sappiamo. Il genocidio cominciò nel 1915, perché già in quel momento l'impero ottomano stava perdendo la guerra e per i turchi era importante trovare un nemico all'interno del paese, e siccome gli armeni erano non solo cristiani, ma fra loro c'erano anche dei ricchi, erano una nazione perfetta per essere un capro espiatorio. E quindi cominciò il genocidio e durò tanti anni, e anche adesso la memoria storica fra gli armeni esiste, nonostante da dove vengono, dagli Stati Uniti o dalla Francia. Questa è una delle ragioni per cui vogliono conservare la sua cultura, la sua identità nazionale o etnica. E questa idea è stata copiata da Hitler negli anni 30, perché gli ebrei erano di un'altra religione, erano anche ricchi. E il genocidio armeno ha ucciso circa 1,5 milioni. Fra 1,5 milioni e 1,750,000 persone. Secondo varie statistiche. In realtà, adesso che l'impero ottomano non esiste più, il governo turco tuttora cerca di minimizzare le cifre. E c'è un dato molto interessante riguardo al genocidio armeno, ed è che soltanto 30 paesi nel mondo riconoscono ufficialmente il genocidio armeno. E l'Italia è uno di questi paesi, l'Unione Europea è uno di questi soggetti che riconoscono il genocidio armeno, lo è anche la Russia. In Turchia esiste una legge che vieta di parlare del genocidio armeno pena il carcere, e Orhan Pamuk ha avuto dei problemi con la legge proprio a causa del fatto di aver parlato del genocidio armeno, mentre in Francia, e la Francia è uno dei paesi che ci pare di capire sia stato di supporto alla difesa degli armeni durante questo genocidio. Sì. Durante la prima guerra mondiale, e poi Francia ha ospitato moltissimi armeni durante il genocidio. Perciò esiste una specie di amicizia fra armeni e Francia, e infatti anche la piazza di Francia, il nome della piazza qua a Yerevan è scritta
in francese. Place de France. Sì, Place de France. E in Francia, dicevo, c'è una, al contrario, nella Turchia, c'è una legge che punisce con il carcere chi nega il genocidio armeno. Ieri parlavamo con Xenia, che la mia amica, che vi abbiamo fatto vedere, e lei faceva una riflessione che io trovo molto interessante su come nascono certi nazionalismi e su come certi nazionalismi in realtà nascano a volte anche dai traumi. Lei faceva notare che così come succede nelle famiglie, in cui i bambini vittime di abuso diventano a loro volta degli adulti abusanti, così succede in realtà anche con la coscienza collettiva delle nazioni. Quindi, se da un lato in Armenia c'è una forte tendenza e una giusta tendenza a conservare la propria eredità culturale, quando questa tendenza a conservare la propria eredità culturale diventa eccessivamente competitiva e incomincia a sostenere degli elementi di odio verso le altre nazioni, sfiora il nazionalismo. Un fenomeno che si sta realizzando in molti paesi nel mondo, a me sembra di osservare, e Xenia rifletteva che per com'è la situazione adesso in Armenia non ci sarebbe da sorprendersi se tra alcuni anni si verificasse in Armenia quello che si è verificato e che si sta verificando adesso in Ucraina. Noi ci auguriamo ovviamente che non succeda, però ad ascoltare queste riflessioni io ho pensato che proprio per questo è interessante vedere come vivono le persone in Armenia, perché è interessante capire come si arriva ad essere parte o ad essere una parte alimentante di un conflitto o ad essere la parte vittima di un conflitto. Dove siamo? Siamo a Gyumri, siamo appena arrivati, questa è la stazione, questo è il nostro trenino di due vagoni che ci ha portato qua. Il terzo giorno di Armenia abbiamo lasciato Yerevan, ma prima di lasciare Yerevan abbiamo fatto un salto al vernissage, dove ho fatto un po' di shopping, e poi siamo andati a visitare molto velocemente la cattedrale di Yerevan, che è il più grande polo della chiesa apostolica armena in tutto il mondo. Dopodiché siamo andati alla stazione di Yerevan e abbiamo preso un trenino simpaticissimo, un treno regionale di due vagoni, che ci ha portato nella città di Gyumri, a tre ore da Yerevan, costeggiando il confine turco. Molto interessante. E quando siamo arrivati a Gyumri abbiamo incontrato Stas, un amico di Anton. Ciao Anton. Un amico di Anton che è scappato a settembre del 2022 dalla mobilizzazione in Russia e che adesso cerca di barcamenarsi un po' qui in Armenia. Ci troviamo davanti alla chiesa di San Salvatore, che ha subito molti terremoti perché a quanto pare Gyumri è una zona sismica e che è stata ricostruita dopo diversi terremoti completamente nel 2014. Paese si può comprare il caffè sfuso e ieri abbiamo anche visto la pasta sfusa al supermercato, quindi oggi Anton, appena visto al mercato il caffè sfuso, ha subito provveduto a farselo anche macinare e adesso siamo in un locale a provare questo caffè, come lo chiama lui, in sabbia, che in realtà è il caffè turco, però Anton lo chiama in sabbia per non offendere giustamente la particolare sensibilità armena dopo il genocidio, che giustamente
magari non gli fa piacere chiamarlo caffè turco. Com'è? Buono. Lo sento sui denti. Abbiamo fatto un giro di Gyumri, abbiamo visto la Madre Armenia, il monumento alla Madre Armenia, e il parco centrale, siamo ritornati in centro e poi con la macchina siamo andati a visitare una fontana di ferro che è spenta e che si trova, come molte cose in questa città, in mezzo al nulla, perché la città è tuttora semidistrutta o in fase di costruzione o semi-abbandonata. E adesso ci troviamo sul tetto di Lennagan, si chiama così? Lennagan. Di Lennagan, che è un complesso sportivo, e anche questo complesso sportivo si trova in mezzo al nulla, ma da questo tetto si può vedere il monte Ararat, che si trova lì. Non è Ararat, purtroppo Ararat non siamo riusciti a vederlo dalla cascata a Yerevan perché c'era sempre nebbia o foschia, e invece qui vediamo Ararat. E Stas, che ci sta accompagnando, ci sta raccontando un mare di cose sulla sua vita qui a Gyumri. Per esempio, lui conosce questo posto e conosce i proprietari di Lennagan perché con altri immigrati russi hanno provato a fare musica insieme e hanno usato questo spazio diverse volte. Ciao di nuovo, oggi è il nostro quinto giorno in Armenia. Ieri sera, dopo la passeggiata per Gyumri, ci siamo fermati a casa di Stas e abbiamo cenato da lui. Voi siete già avuto grazie a molto con pasta barilla, in reclame di la nostra. Ah, questo non è tot mi! Questo è il другой mi viene нужен. Ah, вот он тут, он тут. Avremmo voluto fare un'intervista con lui, in quanto lui si è trasferito in Armenia per fuggire alla mobilizzazione, nonostante non avesse ricevuto una chiamata, ma per paura di riceverla. Ma non abbiamo potuto fare questa intervista perché Stas era molto preoccupato, in quanto al momento non ha un passaporto per viaggiare. Non ha il suo passaporto russo, è in attesa di riceverlo, e non ce l'ha perché in realtà per andare in Armenia i cittadini russi possono andarci semplicemente con il loro passaporto interno, con la loro carta d'identità. Quindi il suo passaporto è scaduto in estate e lui non ha voluto tornare in Russia per rinnovarlo, l'ha fatto tramite il consolato russo in Armenia, e di conseguenza sta ancora aspettando questo passaporto. Ha paura di esprimere le sue opinioni prima di aver ottenuto il passaporto, perché ovviamente il passaporto gli dà la garanzia di potersi spostare liberamente. Stamattina ci siamo svegliati a Gyumri, abbiamo ripreso il treno per Yerevan, un treno molto rustico, diverso da quello sul quale avevamo viaggiato l'andata, e siamo arrivati a Yerevan
e poi siamo ripartiti in taxi per arrivare al lago di Sievani. E su questo lago c'è una penisola sulla quale c'è un monastero che si chiama Sievanavank, che si trova lì e che andremo a vedere tra pochissimo, anche se in realtà è un'ora che stiamo camminando a piedi perché non abbiamo preso l'albergo proprio sul lago di Sievan, ma nella città di Sievan, rusticissima, che si trova poco lontano in macchina ma abbastanza lontano a piedi. Nel frattempo però, prima di andare a vedere il monastero di Sievanavank, ho pensato di farvi vedere la valuta locale, perché non ve l'ho ancora fatta vedere, è perché è una figata. 1000 dram, un altro tipo di 1000 dram, 5000 dram e 200 dram. 1000 dram sono circa 2,60 euro. Ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino in cima e ci troviamo adesso tra le rovine del monastero Sievanavank, del quale sono rimaste conservate quasi intatte soltanto due chiese. Questo monastero è stato realizzato per volere della principessa Mariam nel IX secolo. La principessa Mariam era la figlia del re Ashot I, che è il re che ha reso l'Armenia nel IX secolo indipendente dal califfato arabo. Si trova su una penisola che oggi è una penisola, ma prima degli anni 30 del 1900 era un'isola, soltanto che durante il periodo delle politiche staliniane il lago fu parzialmente prosciugato e quindi quella che una volta era un'isola si trasformò in quella che oggi noi vediamo come una penisola. Nonostante ciò, il lago è bellissimo, è un paesaggio molto pittoresco e io direi quasi quasi che potrebbe essere il lago di Garda prima che qualcuno scoprisse che il lago di Garda è una località VIP. Stamattina abbiamo lasciato il lago di Sievan e siamo ritornati a Yerevan per prendere un autobus che da Yerevan ci ha portati a Vagharshapat. Vagharshapat è una città che esiste dal IV o dal III secolo avanti Cristo e che si chiama Vagharshapat soltanto dal II secolo dopo Cristo. Ma noi siamo qui per visitare non Vagharshapat, ma piuttosto Echmiadzin. Echmiadzin è un altro nome di Vagharshapat che significa il luogo in cui discese l'unico figlio e si chiama così perché tra il 301 e il 303 d.C. San Gregorio Illuminatore ha costruito la cattedrale di Echmiadzin. Lui avrebbe avuto una visione di Cristo che gli indicava dove costruire la cattedrale ed è così che Echmiadzin è diventato il polo della spiritualità della Chiesa Apostolica Armena. In passato la città di Vagharshapat è stata capitale dell'Armenia, adesso è soltanto la capitale spirituale. E un altro fatto molto importante è la storia di come l'Armenia è diventata un paese cristiano, perché l'Armenia è diventata un paese cristiano, il primo paese ad avere la religione cristiana come religione di Stato, proprio nel 301 d.C. In questo momento ci troviamo vicino a un'altra chiesa del complesso di Echmiadzin, che tra parentesi è patrimonio dell'UNESCO, ed è la chiesa di Santa Gaiana, che si trova nel luogo esatto in cui Santa Gaiana è stata martirizzata. La storia di Santa Gaiana è molto importante per capire come l'Armenia è diventata un paese cristiano. Infatti, poco prima del 301 d.C., il re Tiridate III ha cercato di sedurre Santa Gaiana e la sua amica Ripsime. Ripsime era una donna che Diocleziano voleva in moglie nonostante lei fosse suora e Gaiana era la sua badessa. Non avendo Tiridate III avuto successo nel sedurre queste due suore, le fece martirizzare. Ma lo stesso Tiridate III, dopo averle martirizzate, nel 301 accettò la religione cristiana come religione di Stato e si convertì al cristianesimo.
Oggi, proprio sul luogo in cui è stata martirizzata Santa Gaiana, c'è una chiesa dedicata a lei. E nello stesso complesso di Chmiadzin c'è un'altra chiesa dedicata proprio a Santa Rissime. Ultima sera in Armenia, a Yerevan, ci troviamo da Tashir Pizza, una famosa rete armena di pizzerie. Stiamo aspettando che vengano a prendere l'ordine, nel frattempo ho studiato il menù e ho scelto che cosa provare. Questo è il menù di Tashir Pizza, che vi dicevo è una famosa rete di pizzerie armena. Non potevo fare a meno di provare la pizza in Armenia. Abbiamo ordinato una toscana per Anton, con bacon, filet di maiale affumicato, peperone piccante e peperone dolce, pomodori e formaggio. E io ho deciso di provare una napoletana con prosciutto cotto, pomodoro, formaggio e, come in tutte le pizze di Tashir Pizza, la salsa bianca maggiorio. Che sarà sta salsa maggiorio? Una salsa tipica italiana? Io non l'ho mai sentita prima. La pizza napoletana di Tashir Pizza con la salsa bianca maggiorio. Il nostro viaggio in Armenia volge al termine. Vi raccontiamo le cose che ci sono piaciute e le cose che non ci sono piaciute. A me è piaciuto tanto il profumo dei fiori di albicocco, che in questo momento, siamo a marzo, si può sentire ovunque. Mi è piaciuto l'orgoglio nazionale, il desiderio di conservare la propria eredità culturale nonostante il passato storico dell'Unione Sovietica e nonostante la corrente globalizzazione che c'è in tutto il mondo. Mi è piaciuta l'ospitalità delle persone del posto e mi è piaciuto sentire nei racconti della mia amica Xenia che c'è un grande rispetto per i bambini e che si cerca in tutti i modi di proteggerli e che tutta la vita sociale gira intorno alla protezione dei bambini. Mi è piaciuto vedere i cani per le strade che vivono liberi, tranquilli, proprio come amici dell'uomo e che sono un sintomo del fatto che l'uomo qui tratta bene gli animali. Mi è piaciuta la natura, ci sono dei paesaggi bellissimi, anche se purtroppo per motivi di crisi energetica molti alberi, molti boschi sono stati completamente devastati. E questo fa sì che molti paesaggi abbiano questo aspetto di wasteland, di terra di nessuno, e da un lato sono affascinanti da vedere, da osservare, da un altro lato sono un po' tristi. Però il lago Sivan mi è piaciuto tantissimo. Che cosa non mi è piaciuto? Nonostante uno possa capire la povertà, ho spesso la sensazione, ma non solo qui in Armenia, in generale, che la povertà possa diventare a un certo punto uno stile di vita, per cui si pretende che gli altri paghino tanto perché noi abbiamo questo orgoglio nazionale, però non facciamo più di tanto per dargli ciò che meriterebbero per i soldi che pagano. Gli alloggi nei quali abbiamo vissuto erano molto scadenti per la somma che abbiamo pagato. Abbiamo notato che anche chi chiedeva l'elemosina spesso lo faceva con una eccessiva invadenza. Siamo stati trattati male anche da un tassista che pretendeva di prendere più soldi di quelli che l'app ci proponeva o di non accompagnarci alla destinazione che avevamo scelto perché la macchina è mia e decido io. Non ci è piaciuta forse un po' l'altra parte della medaglia, che ovviamente forse se un paese è povero e coltiva un certo tipo di nazionalismo, qualche volta si può arrivare all'altro estremo,
per cui quell'accoglienza si trasforma in invadenza e anche in pretesa. Non ci è piaciuto, sempre a proposito della povertà, che molti edifici potrebbero essere tenuti meglio, molte strade potrebbero essere tenute meglio. Ci sono strade piene di buche ovunque quando si esce da Yerevan. E se ci sono tanti soldi da investire in una guerra, qualsiasi siano le motivazioni di questa guerra, dovrebbero esserci i soldi per investire nella qualità della vita delle persone che già vivono all'interno del paese. Questa è la mia opinione personale. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale per non perderti i nostri altri viaggi, le mie altre avventure. E se hai voglia di sostenermi, mi raccomando, iscriviti al mio Boosty andando sulla pagina boosty.to/ciaoSid. Lì puoi donare in modo da aiutarmi a realizzare altri contenuti. Ciao!